Bentornati ragazzi sul mio canale. Allora, oggi si è corso un magnifico Gran Premio degli Emirati in Gran Bretagna a Imola. E allora, in questo Gran Premio, intanto ci sono stati grandissimi colpi di scena, e, cioè, poi già a partire dalle qualifiche che non ci ho fatto il video, e comunque le più importanti sono che la pole position l'aveva presa Valtteri Bottas con dietro Hamilton e poi Max Verstappen. Allora, oggi volevo fare un video un po' lunghino in cui faccio le pagelle ai piloti in questa gara. Allora, lasciate like se questo, cioè se volete altri video, magari in ogni Gran Premio che vi faccio le pagelle per ogni pilota, ecco, di Formula 1 che in ogni gara. Lasciate like, mi raccomando, poi a prescindere, perché questo video ci ho impiegato tanto per prepararlo, perché ho dovuto, cioè, ho dovuto pensare bene e rivedere alcuni tratti della gara per poi valutare le loro prestazioni. Se guardo un po' sopra, perché ovviamente mi sono scritto un po' degli appunti su Word e così. Allora, vabbè, lasciamo perdere come, perché, eccetera, eccetera, e andiamo subito. Allora, io partirei magari a dire dai voti più bassi per poi andare ai voti più alti, perché allora ho messo a George Russell un bel voto 4, perché ha fatto un brutto errore quando, cioè, quando la safety car stava per rientrare, no? Quindi, cioè, ha accelerato troppo presto e quindi, cioè, era uscito la safety car e poi mentre riscaldava le gomme, no? Quando la safety car stava per rientrare, appunto, ha accelerato troppo presto e quindi cioè è andato fuori pista e lì, diciamo, è poi andato appunto fuori e basta, e ha rovinato così una gara proprio che io, solo per quello, l'ho considerato un bel 4. Diciamo che non ho voluto soffermarmi tanto su voti così bassi e quindi io andrei già avanti. Poi ovviamente però più di magari oggi potrei dare un voto invece che a tutti i piloti, magari a, non so, in scala da 4, 5, 6 fino a 10, e magari non a tutti i piloti soltanto perché alcuni non sono, cioè non sono riuscito proprio a dare un voto, quindi comunque magari do un voto anche magari a una scuderia, appunto perché oggi la Mercedes ha vinto. Cioè, ha fatto la serie di vittorie di campionati costruttori consecutivi, vincendone ben 7, quindi dal 2014 al 2020, quindi a ben 7 stagioni, 7 anni, vincendo sempre consecutivamente, battendo il record precedente della Ferrari durante l'era di Schumacher, che andava dal 1999 fino al 2004. E quindi poi ha fatto anche un nuovo record Lewis Hamilton, che oggi ha fatto 93 vittorie, quindi nuovo record, perché adesso ogni volta che Hamilton vince fa il record. Ma quindi poi però il voto di Hamilton ci arriverò dopo. Allora passiamo ho dato un bel 5 alla McLaren, perché cioè ormai c'è la McLaren, si vede che non è proprio il massimo ultimamente, cioè era partita benissimo quest'anno anche cioè anche con i due ottimi piloti, ma ad esempio no, scusate, che con cioè Sainz oggi non mi ha proprio dato quella sicurezza, ecco, che di solito ha. Poi però andiamo avanti, qui con il 5 ho voluto dare soltanto alla McLaren, perché adesso andrei subito al sesto posto. Sesto posto. Cioè, oggi veramente sono fuso. Vabbè, scusate, al sesto. No, ancora con questo sesto. Ho deciso di dare un bel 6, che diciamo che è anche poco forse, ma
Io ho deciso di dargli 6 a Valtteri Bottas perché appunto era partito dal che aveva fatto benissimo nelle qualifiche, aveva preso la pole position, no? Però poi in gara diciamo che non è stato altrettanto bravo, appunto perché c'è stata verso all'inizio una collisione con un problema con ha avuto un problema a Stroll che quindi l'anteriore è saltata e quindi nel primo giro c'è stato appunto il no al secondo giro scusate sì c'è stato un detrito che ha danneggiato ecco, la vettura di Bottas e quindi poi cioè, tutta la gara, insomma, è stato un po' ci andava un po' a rilento, anche dato che ha avuto anche un po' di bloccaggi verso la fine della gara, cioè, quando soprattutto cioè, quando c'è stata la cioè, c'è stato un cioè, evaporato un po' troppo, soprattutto sulla cioè, su, due volte sulla la curva alla rivazza che per chi non sapesse, vabbè, no, magari farò un altro video in cui dico, cioè, magari lasciate like e ditemi, scrivetemi sotto nei commenti se volete un video in cui vi spiego, perché molti sicuramente non lo sapranno, in cui vi spiego magari delle caratteristiche di un gran premio, cioè di ogni gran premio di Formula 1. Ecco, facciamo così. Allora, qui intanto, e appunto, e lì c'è stato il sorpasso di Verstappen, che in quell'occasione cioè aveva più velocità, però appunto penso per il problema appunto, che si è verificato sulla vettura di Bottas, però fatta al secondo giro, che sul detrito lasciato durante il primo giro di Lance Stroll. Però che dire, c'è stato. Oggi peccato perché Hamilton comunque è stato anche un po' fortunato, ma quando poi c'è stato la virtual safety car giusto giusto che gli ha permesso di andare dentro i box, ma comunque cioè, si è visto che è nettamente superiore, forse ce la faceva lo stesso, perché poi quando vuole Hamilton riesce a fare dei giri impressionanti, guadagnando anche un secondo da Bottas, quindi in questa gara forse appunto saranno stati anche i problemi che aveva Bottas, ma Hamilton è veramente favoloso. Vabbè, però comunque ritornando a Bottas, poi quindi non c'è stato poi cioè non c'è stato nulla di così grave perché alla fine è finito secondo, cioè appunto secondo, anche perché Verstappen si è ritirato dopo perché è andato fuori pista da seconda posizione da entrare nella seconda posizione quindi peccato per lui perché poteva essere una buona gara molto interessante anche per lui andare al secondo posto ma che quest'anno la Mercedes ha dominato non per niente ha vinto anche quest'anno il campionato costruttori e quindi diciamo che lì è stata una ecco, insomma, un peccato, però vabbè, allora andiamo avanti, altrimenti non finiamo più il video. Quindi poi ho voluto dare un bel 6 e mezzo a Leclerc, perché cioè, beh, è stato veramente, diciamo che la Ferrari sta un po' migliorando, anche per il peccato lì per il pit stop, che hanno perso 10 secondi, perché non riuscivano a metterne le gomme bianche sulla sua vettura, hanno perso molto tempo là, è peccato perché stava facendo una buona gara, quindi poi tutto sommato la Ferrari si vede che sta migliorando, però c'è ancora molto da lavorare, secondo me, se si vuole competere con scuderie come la stessa Renault, oppure anche beh, la Red Bull, che è già un po' cioè è già molto più avanti. Allora, vabbè, poi vedremo dal prossimo anno che cambieranno anche il regolamento, vedremo cosa si inventeranno i meccanici della Ferrari e poi tutto il team che ci lavora dietro. Allora, sì, c'è stato un grandissimo sorpasso su Kvyat, se non ricordo male, di
Leclerc, appunto lì ho voluto sottolineare questo, sì, proprio su Kvyat, che aveva delle gomme fredde, e lì quindi Leclerc, no, no, Kvyat con le gomme fredde aveva superato, sì, sì, verso la fine aveva superato Leclerc, che si è dovuto accontentare della quinta posizione, ma penso che ha detto anche lui dopo nella conferenza stampa che avrebbe firmato per il quinto posto, ma comunque sì, è stato bravo lì, e purtroppo non era riuscito a riscaldare bene le gomme, Kvyat appunto avendole più fredde, cioè avendole meno consumate con meno giri, e era riuscito a superarlo, no? Kvyat che poi per poco non andava sul podio, appunto perché Ricciardo è riuscito nell'impresa e appunto aveva le gomme. Kvyat era stato un po' avvantaggiato per quello, anche se però comunque non si mette in dubbio, ecco, la bravura del pilota della Ferrari, perché appunto Leclerc ci ha fatto un sorpasso spaventoso. Adesso non mi ricordo più su chi, però comunque c'è lui. È andato all'esterno cioè, all'esterno della tosa, cioè non mi ricordo chi ha sorpassato, ma cioè, in quella curva andare all'esterno, cioè, non so se vi rendete conto, ma sta a sottolineare che è un grandissimo pilota, talentuoso e bravissimo veramente, cioè, dato una macchina a questo ragazzo che è veramente, cioè, se io come, cioè, vorrei vedere Leclerc in una magari a fianco al posto di Bottas, a fianco a Hamilton, a vedere cosa fa, perché cioè, è mostruoso. Certe volte fa di quei sorpassi allucinanti, poi come tutti può anche lui sbagliare, e poi quindi ci sta anche, no? Allora poi Magnussen, ho deciso di dargli un bel 7, perché cioè, la Haas aveva un cambio terribile in questa gara. E cioè alla fine ha dovuto fermarsi, cioè, pensate che gli hanno detto, cioè, gli hanno detto, i meccanici gli hanno detto fermati, perché qua c'è un problema e quindi non puoi andare avanti, no? E lui ha risposto: questo è il mio lavoro, ma poi, cioè, quindi voleva provare ad andare avanti perché appunto era il suo lavoro, quindi lui con questa frase intendeva dire che cioè, lui intanto questa probabilmente sarà l'ultima stagione, poi si ritirerà, e cioè, lui voleva continuare anche avendo qualche problema, perché lui viene pagato, insomma lui voleva finire, ecco, la gara insomma. Lui ci teneva, ma poi si è dovuto arrendere, ha dovuto ritirarsi, però poi stava facendo anche una buona gara, diciamo, se si può definire tale, però comunque diciamo che lui cioè, è stimato, poi lo stimo perché cioè, molto, si vede che lui cioè vuole fare bene, insomma, e ci tiene a quello che fa, e quindi diciamo che può essere un esempio per molti. Poi allora, un bel 7 volevo darlo anche a Sebastian, perché appunto allora c'è stato un mezzo disastro, come ho già detto anche prima, del team al pit stop, perché non c'era, cioè non sono riusciti ad agganciare l'anteriore destro, della gomma hanno avuto difficoltà, e quindi hanno rovinato, insomma, perdendo 10 secondi gli hanno rovinato un po' la gara, e lì diciamo che ce n'è sempre una per la Ferrari, quindi lasciamo avanti. Ma stava facendo una buona gara, e stava anche cioè si stava lottando anche zone importanti cioè zone per andare a punti, quindi diciamo che si stava comportando bene, quindi non si può altro che dargli un bel voto. Poi Raikkonen e Giovinazzi io ho deciso di dargli 8, perché cioè diciamo che intanto Raikkonen aveva corso già negli Emirati, qua a Imola, in questo Gran Premio in Emilia-Romagna, appunto nel 2006, ma mi sembra che a lui, no, il primo l'ha fatto nel 2003, poi comunque ha corso anche nel 2006,
che poi era arrivato primo Schumacher con secondo, se non sbaglio, Alonso e poi Montoya, ma comunque, e lui era la McLaren se non sbaglio, però comunque lui ha corso anche nel 2003 e quindi non era nuovo insomma per lui questo Gran Premio, e cioè, più di 40 anni ci ha fatto vedere. Lui, come al solito, c'ha esperienza poi dopo 48 giri delle gomme che aveva, ha messo le gomme morbide, se non vado errato, non dovrei sbagliarmi, non vorrei dire neanche stupidaggini, ma comunque c'è riuscito dopo 48 giri con quelle, le gomme medie, sì. Quindi cioè, era prima del pit stop, cioè, è riuscito a fare un bel giro tenendo dietro Giovinazzi, e quindi devo cioè, fare i complimenti a lui che nonostante i suoi 40 anni suonati è un pilota veramente favoloso che riesce a gestire cioè, benissimo la gara e fare ottime prestazioni anche in una vettura che è l'Alfa Romeo, che quest'anno è appunto l'Alfa Romeo Racing e cioè, riesce lo stesso a fare ottime prestazioni e cioè quasi da zona punti è veramente fenomenale lui insieme anche a Giovinazzi che non stanno facendo male in questa stagione, ma ovviamente appunto non avendo una buona vettura sì possono lottare soltanto dei posti in basso alla classifica. Poi allora devo velocizzare un po', altrimenti non finisco più. Allora, Daniel Ricciardo 8. Allora, oggi ha fatto una grandissima prestazione, è entrato anche sul podio, quindi cioè, è stato lucido intanto nella gara. Poi comunque una cosa che mi fa ridere alla fine è che ha preso una scarpa, se l'ha tolta, l'ha riempita mentre festeggiava di vino, no? E ha detto chi vuole bere, poi Hamilton ha bevuto, vabbè, ma a parte quello, ci ha fatto una buona gara, cioè, buonissima gara, ha preso il podio, quindi in terzo, lui con la Renault, qui è stato Daniel Ricciardo veramente bravo quest'oggi e ecco, si è meritato, diciamo, il podio. Secondo podio consecutivo, tra l'altro, perché l'aveva vinto anche nello scorso Gran Premio. Quindi poi andiamo avanti con Kvyat, che io ho voluto dargli un 8,5 perché l'Alfa Tauri, cioè, dell'Alfa Tauri c'è stato Gasly che dopo che ha dovuto abbandonare la gara, purtroppo, però c'è stato che stava facendo anche su una buona gara. Ma poi comunque c'è stato l'Alfa Tauri è stata consolata con la buona prestazione di Kvyat che per poco non andava sul podio appunto poi superando anche Leclerc appunto perché che poi è andato vicino anche a insidiare Ricciardo per il podio. Leclerc che l'ha sorpassato, l'ho già detto prima come l'ha sorpassato anche un po' sverniciato la vettura di Leclerc, ma poi, come vi ho già detto anche prima, insomma, lì Leclerc era un po' stato svantaggiato, anche perché aveva delle gomme più fresche, scusate, non fredde come ho detto prima, era, sì, gomme più fresche, quindi è stato avvantaggiato. Poi Verstappen 8-9, ma diciamo che non si può proprio dare un voto certo, perché, cioè, allora, io avrei dato un bel voto di 8-9 a lui, fino a quando non è andato fuori pista, perché fino allora ha fatto una gara veramente, stava facendo una gara favolosa, e poi perché appunto, intanto comunque c'è stato un detrito che gli fa esplodere il posteriore dopo 12 giri, no? Dal termine, proprio per quello è andato fuori pista e ha dovuto salutare la corsa, insomma, però cioè, diciamo che aveva fatto bene anche nelle qualifiche. Poi comunque è stato sfortunato perché cioè, al via aveva fatto un'ottima partenza bruciando Hamilton e appunto veramente prendendo la scia di Bottas e quindi poi Hamilton aveva dovuto accodarsi, però comunque oggi ha dimostrato di essere un bravo pilota, ma
poi deve per fare il salto di qualità deve concludere, doveva concludere appunto 8-9, ma diciamo che glielo do sì perché ha meritato fino a quella parte di gara, ma poi se consideriamo il tutto come è andato a finire non posso altro che dargli un'insufficienza perché non è riuscito a finire la gara, però comunque stava facendo una buona prestazione. Sergio Perez, io gli darei un bel 9 perché cioè, aveva proprio il podio a tiro, no? Ma poi gli era bruciato il team perché cioè, ha fatto un cambio delle gomme durante il regime di safety car e quindi là c'è stato un... cioè, lì ha avuto dei problemi con la vettura, la Racing Point, che io gli do un bel voto 2 perché c'è cioè, una cosa impensabile. Poi anche Lance Stroll, voto 4. C'è pure il meccanico, Lance Stroll, che in una, cioè, stava per investire mentre faceva un meccanico, mentre facevano il pit stop. Veramente io, ovviamente lui era Lance Stroll, quello... ah no, scusate, Perez, sì. Ma insomma hanno perso un sacco di tempo, poi hanno avuto un paio di problemi, e quindi appunto Racing Point, scusate, sì, e io cioè, gli darei un bel 2, poi Lance Stroll 4 perché è stata una giornata veramente da dimenticare, sì, aspettate, non mi ricordo più se era Perez o Stroll che stava per investire il suo meccanico mentre gli cambiavano le gomme, mi sembra Stroll, mi sembra, se non vado errato, sì, quindi... Perez comunque nulla da dire, ha fatto una buonissima gara e appunto per lui voto 9 e Stroll 4 veramente. Poi la Racing Point un bel 2, oggi veramente una giornata da dimenticare per loro. Allora, poi io non so che dirvi, Hamilton cioè, è veramente impressionante. E lui doveva vincere, lui vince sempre. Allora c'è stato uno smacco in qualifica perché aveva appunto fatto delle brutte qualifiche, poi ne era consapevole anche lui, ma poi in gara, quando lui vuole accelerare, c'è poco da fare. Quando lui vuole, fa vedere il suo reparto. Che lui è un pilota veramente superiore di un'altra categoria rispetto ad altri, quindi attenzione perché secondo me intanto potrà fare altri 2 anni tranquilli altri livelli e provare a battere i record mondiali di Michael Schumacher, provando a vincere intanto questa stagione quasi certo, e quindi sarebbero ben 7 come Schumacher. E poi la prossima stagione probabilmente si lotterà appunto per provare a vincere, poi ormai gli anni passano anche per lui e si ritirerà da campione, si può dire. Non ho parole per descrivere lui, dato che appunto oggi è stato improponibile, ha fatto una gara perfetta, una delle sue migliori, oggi veramente ha fatto cioè, una delle sue migliori gare e una delle sue migliori vittorie che se la ricorderà penso per sempre, anche dato che è arrivato appunto il settimo mondiale costruttori vinto, quindi nuovo record consecutivo, ovviamente intendo, quindi nuovo record come ho già detto anche all'inizio del video, per la Ferrari, no, scusate, per la Mercedes, che oggi appunto ha battuto il record precedente di vittorie di 6 anni consecutivi del campionato costruttori, e quindi anche Toto Wolff, che è ovviamente il capo dei loro meccanici, è stato veramente, cioè, ha anche parlato e loro ce ne vanno, dicono che sì, comunque fanno un ottimo lavoro, cioè stanno facendo un ottimo lavoro e devono continuare così, non vogliono parlare molto di numeri, ma cioè, lo stanno facendo veramente bene e poi si stanno impegnando molto e
e cioè, si aiutano in fabbrica, eccetera. Hamilton ha detto che lui sa quanto lavorano in fabbrica per preparare le gare, poi quando, si, cioè, quando uno vede la Mercedes dicono sono abituati ad arrivare primi, ma c'è tanto lavoro dietro e si sa che non è mai facile e quindi va dato il merito, ecco, alla, no, scusate, alla Mercedes per tutti coloro che lavorano per una vettura che è sempre competitiva al massimo e poi a confermarsi ad alti e simili livelli non è mai semplice e quindi io non so più che dire, sono molto perplesso, ecco, che sia stato battuto anche il record precedente della Ferrari ai tempi di Schumacher e, però prima o dopo ci stava, insomma, questo è un altro ciclo che purtroppo ha superato quello di per via di numeri e le prestazioni di quelle della Ferrari ai tempi di Schumacher. Vabbè, che allora voto, cioè 10 lode a questa Mercedes che continua a vincere e lo fa sempre con entrambi i due piloti al primo e l'altro quello al secondo posto, quindi anche Bottas che oggi comunque non ha fatto molto male, anzi, loro due piloti che probabilmente resteranno anche per la prossima stagione insieme, penso che anche la prossima stagione daranno filo da torcere a chiunque e probabilmente porteranno a casa anche il prossimo anno l'ottavo con il nuovo record, ulteriore record, il campionato costruttori e forse anche Hamilton vincerà e farà il nuovo record di vittorie dei mondiali, ecco, in Formula 1. Bene, allora io ho detto questo, lasciate ho finito, ho parlato troppo, lasciate like, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto e se volete anche il video che per ogni Gran Premio dico magari, insomma, le caratteristiche del circuito. Magari così per fare una nuova serie, quindi dipende tutto da voi. Più lasciate like, più video faccio e più mi divertirò a farle e più ne farò anche, porterò serie nuove, interessanti e poi vedremo, insomma. Quindi lasciate like, appunto, ho già detto, beh, ok? E poi a prescindere, dopo mezz'ora che parlo, cioè se non lasciate like. Vabbè, e sotto in descrizione il link per seguirmi su Instagram, come al solito, poi attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati sui miei video che farò e quindi iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto perché per voi c'è gratuito e invece per me è importante appunto perché mi sono posto l'obiettivo di arrivare entro a fine anno a 50 iscritti spero di arrivarci, ecco. Detto questo, da Marco Sport 41 è tutto e ci vediamo con un prossimo video.